Le persone detenute devono godere di parità di trattamento in tema di assistenza sanitaria. Da qui l'importanza del protocollo d'intesa tra la ASL di Avezzano sul Mona L'Aquila e la Casa Circondariale dell'Aquila, che formalizza una collaborazione tra i due enti per garantire la tutela della salute e il recupero sociale dei detenuti. Si stabilisce dalle modalità di accesso del nostro personale all'interno degli istituti penitenziari al fatto che i nostri CERT, servizi di tossicodipendenze, i nostri centri di igiene mentale entrano negli istituti di pena per dare assistenza agli internati, oltre alla normale attività sanitaria. Abbiamo dato una serie di macchinari, attrezzature, adesso provvederemo anche nel dare delle poltrone odontoiatriche, si chiamano riuniti, per poter fare anche all'interno assistenza. Si cerca di fare in modo che i detenuti possano, da questo punto di vista, essere assistiti il più possibile all'interno delle mura, no? Senza costringere ad uscire, con tutto quello che questo comporta di sicurezza e di quant'altro. Partendo dal presupposto che i carcerati devono essere curati entro le strutture penitenziarie, cercando di limitare al massimo le visite specialistiche e i ricoveri esterni, il protocollo istituisce un presidio sanitario interno. Il personale sanitario che opera all'interno della casa circondariale è autonomo rispetto all'amministrazione penitenziaria ed è costituito da un responsabile del presidio, un servizio di guardia medica con 6 medici, 8 medici specialisti, 5 infermieri, un fisioterapista, personale del CERT per le tossicodipendenze. La ASL garantisce l'approvvigionamento di farmaci e materiale sanitario, oltre che l'attuazione dei prelievi di sangue. Nella casa circondariale sarà presente un gruppo multiprofessionale con educatori, psicologi, CERT, che si occuperà della presa in carico dei nuovi detenuti. La ASL inoltre, attraverso il Dipartimento di Salute Mentale, garantisce l'assistenza psichiatrica per coloro che hanno patologie psichiche. Il CERT e i servizi di algologia della ASL provvedono ai problemi di dipendenza da droga e da alcol. La ASL si occupa anche dei detenuti disabili e di coloro che hanno problematiche complesse come AIDS o disturbi psichiatrici con rischi di suicidio. Importante attestazione del rapporto collaborativo tra ASL e Casa Circondariale è la presenza presso l'ospedale San Salvatore dell'Aquila di un reparto di degenza riservato esclusivamente ai detenuti. Quello che più ci conforta, come dicevano i vostri colleghi, è l'avere percepito in maniera molto netta la sensazione che c'è in tutto il personale della sanità che si occupa di carcere, una rinnovata sensibilità ed un'attenzione grandissima, perché si percepisce che effettivamente il detenuto è un malato particolare, un malato che spesso alla sua patologia specifica aggiunge anche tutto ciò che è legato all'ansia, alla sofferenza, al disagio psichico qualche volta e a tutto quello che è legato all'essere privati della libertà.